Buonasera a tutti, innanzitutto il più cordiale benvenuto a Francesco Magris, professore ordinario presso l'Università François Bourget du Tour, Francia, è nato a Trieste, collabora con diverse testate italiane ed estere, con pubblicazioni di taglio sia scientifico che divulgativo. Tra le sue pubblicazioni, L'economia in tasca, guida pratica alla comprensione dei fenomeni e dei principi economici, la concorrenza nella ricerca scientifica del 2012. Con noi Ernestina Pellegrini, insegna letteratura comparata presso l'Università di Firenze. Tra le sue pubblicazioni, Luigi Meneghello, Epica sull'acqua, l'opera narrativa di Claudio Magris, nuova edizione accresciuta nel 2003, Le spietate, Eros e violenza nella letteratura femminile, Altri inchiostri, ritratti e istantanee di scrittrici, 2005, e ha curato il Meridiano Mondadori delle opere di Claudio Magris nel 2012. In Un economista dello spessore di Francesco Magris, autore di importanti pubblicazioni di carattere scientifico, ci sorprende piacevolmente, molto piacevolmente, l'attenzione alla letteratura nel suo ultimo libro, Al margine, nel quale quasi in ogni pagina affiorano nomi di scrittori e poeti a cui guarda con una competenza e una sensibilità che di solito tendiamo ad attribuire solo ai letterati di professione. Magris ha scelto come incipit il nome di un poeta quasi leggendario che gli è familiare da sempre, il gallese Biagio Marin. Proprio da lui ha sentito pronunciare spesso questa frase: io sono un marginale. Marginale in che senso? Deve essersi chiesto più di una volta, quando era ancora un ragazzo. Forse perché scriveva poesie in una lingua povera e arcaica, forse perché era isolato e incompreso nella sua piccola isola. Non solo per questo, essere marginali può voler dire rivendicare la propria autonomia religiosa, linguistica, culturale e politica, vivendo lungo una sottilissima linea di confine, al margine. Del resto, i poeti vivono sempre ai margini della società, della storia, della vita stessa. Il libro che offre oggi la nostra riflessione verte appunto sul concetto di margine e del suo rapporto col centro in vari campi, letterario, politico, filosofico. L'idea di margine, si legge nella nota di presentazione, attraversa le nostre vite molto più di quanto crediamo. Il margine è il limite dello spazio e della morale, divide la virtù dal peccato e il centro dalla periferia. Se nel mondo scientifico il margine ricorda l'errore o il limite che ogni ricerca deve affrontare, in società evidenzia l'emarginazione economica e sociale tanto quanto circoscrive virtuosi fenomeni di anticonformismo. Il centro e la periferia sono luoghi in continua mutazione che attraverso l'arte e la letteratura, l'economia, che attraversano appunto l'arte, la letteratura, l'economia e la geografia. Francesco Magris percorre questi margini in ogni lato. Tra i capitoli più densi di suggestioni di corte di chiami, quello sulla letteratura, affollata di figure solitarie, ma non residuali o di secondaria importanza, e comunque dalla voce potentissima, è in grado di farsi capire ovunque nel mondo, che Francesco Magris cataloga, autori auto-emarginatisi per ansia di solitudine e di libertà, come Kafka, Walzer, ma anche Holden. E soprattutto Salinger, dopo una scelta di trasgressione più o meno analcoide e radicalizzante, come Kerouac, Bukowski, o infine, per orgoglio di autosufficienza o per un inconfessato narcisismo, come Vazlen o Pessoa, che dalla sua isolata Lisbona ripeteva: chi merita di essere celebre sa che non ne vale la pena. Do subito la parola